Famiglie e teorie del gender sono state le tematiche affrontate nel corso dell'assemblea cittadina organizzata nell'atrio di Palazzo del Carmine da Caltanissetta protagonista. Un incontro importante e significativo per gli organizzatori, durante il quale si è voluto fare chiarezza sul valore della famiglia tradizionale, costituita cioè da un uomo e una donna, e su cosa sia veramente la teoria del gender. All'assemblea hanno preso parte padre Vincenzo Di Rocco, cappuccino della parrocchia San Michele, Matteo Caruso, presidente regionale del comitato Sì alla Famiglia, Salvatore Gallo, presidente provinciale del forum delle associazioni familiari nissene, Giovanni Agnello, rappresentante di Alleanza Cattolica e Beatrice Pignataro dell'associazione Famiglie Numerose. Caltanissetta protagonista ha organizzato questa assemblea cittadina per capire meglio la teoria gender. Noi non siamo con un no radicale, anzitutto vogliamo fare capire ai cittadini dove va a finire, cosa porta questa teoria. È chiaro che i nostri valori sono prettamente quelli della famiglia, i valori, che gli ideali che una famiglia tradizionale porta nel bagaglio culturale di un essere umano e dei nostri figli e di un cittadino, pensiamo siano veramente diversi e lontani da quello che la teoria gender invece ci propina. Noi non siamo contro nessuno, non siamo contro chi sceglie di avere altre unioni, altre tipologie di unioni, c'è il libero arbitrio, chiunque può fare qualunque cosa. Non siamo contro le persone omosessuali, assolutamente, le persone omosessuali vanno difese, vanno accolte come qualunque altro individuo. Va attaccato chi offende le persone omosessuali come qualunque altro cittadino italiano. Noi in compenso invece vogliamo difendere due elementi fondamentali. Una è la libertà di espressione e l'altra è la libertà di educazione. Il gender mina proprio la libertà di educazione. Cos'è il gender? Il gender in due parole è quel modo di pensare per cui uomo e donna non si nasce, ma si diventa nel corso della vita per una scelta libera, incondizionata. Quindi uomini e donne non siamo, non ci sentiamo uomini e donne perché lo siamo, ma perché è la società a farci credere di essere uomini e donne. E questo, permettetemi, non si può accettare. Sicuramente siamo contro il bullismo nelle scuole, siamo per insegnare ai nostri bambini che ogni individuo è unico e irripetibile e deve essere accettato qualunque sia la scelta che fa. Ma siamo contro l'indottrinamento gender a tutti i costi, che potrebbe minare le fondamenta della nostra società.